Nonostante le tante campagne di comunicazione, le cause principali delle morti su strada sono l'elevata velocità e gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato. Per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale, nell'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro il Lions Club ha organizzato un convegno che ha coinvolto, attraverso un approccio multidisciplinare, gli studenti di 3 istituti della città capoluogo. Sono stati 3 gli istituti ad essere coinvolti: l'Istituto De Nobili, l'Istituto Chinirri e l'Istituto Scalfaro di Catanzaro. I Lions hanno come service nazionale proprio la prevenzione delle morti su strada per abuso alcolico, quindi la sicurezza stradale. Abbiamo coinvolto non solo diversi club Lions, oltre 10 club della nostra provincia, ma abbiamo coinvolto le autorità rappresentate egregiamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri, abbiamo coinvolto l'Università Magna Grecia con la presenza delle qualificate del professore De Fazio, abbiamo coinvolto l'azienda ospedaliera con la presenza del direttore della struttura di pediatria, il dottore Giuseppe Raiola, e il sottoscritto che è gastroenterologo sempre presso la stessa azienda. Il nostro obiettivo è quello di prevenire e fare capire ai ragazzi che non devono diminuire l'assunzione dell'alcol, non lo possono proprio bere, perché abbiamo spiegato come fisiologicamente loro non hanno la capacità di metabolizzare l'etanolo e quindi andare a dare tutta una serie di conseguenze di gran lunga superiori a quelle che potrebbero essere ad esempio negli adulti che hanno un loro apparato più maturo. Ciò non toglie che anche gli adulti devono sottostare a determinate regole, con tutto quello che abbiamo visto di conseguenze, non solo immediate, quindi le morti su strada, ma anche le conseguenze successive che vediamo spesso noi, ovvero sia negli ospedali con le varie patologie acute, soprattutto gastrointestinali, con emorragie e quant'altro. Quindi abbiamo cercato di dare una ampia spiegazione di tutte le varie problematiche cui loro vanno incontro avvicinandosi in quello che fanno loro, che non è bere il vino come normalmente nelle abitudini, il convivio, ma è cercare, soprattutto il sabato sera, un qualcosa di diverso, quindi abusare di quell'assunzione di una sostanza che per loro